Nicola Campitelli, coordinatore provinciale della Lega, allora Vasto inizia un nuovo percorso per il partito di Salvini. Esatto, ma io l'ho sempre ribadito, Vasto è una realtà importantissima all'interno dello scenario politico provinciale, noi stiamo crescendo in modo esponenziale in tutta la provincia e la cosa importante è che stiamo crescendo in termini di qualità, perché con i tre consiglieri che sono amministratori seri, amministratori che comunque hanno anche esperienza, io credo che oltre che a crescere in termini di quantità, cresciamo anche in termini di qualità. Oggi noi facciamo parte di una nuova realtà che è la Lega, non siamo più noi con Salvini, quindi questo rappresenta sicuramente una certezza perché all'interno dello scenario politico nazionale la Lega ha un identikit ben preciso. Noi siamo molto fieri di questi ingressi dei nuovi tre consiglieri su Vasto, anche perché noi da qui in avanti vogliamo essere, e lo dico con la massima umiltà, il primo partito all'interno del centrodestra e vogliamo essere i protagonisti da qui in futuro, sia a Vasto che in provincia di Chieti che a livello regionale. Ecco, in vista delle elezioni regionali non c'è il rischio che molti vogliano salire sul carro o in questo caso sul carroccio dei vincitori? Certo, è chiaro che adesso siamo diventati appetibili, però noi non chiudiamo le porte, noi le porte le apriamo, ma questo non significa che tutti possono entrare. Chiaramente noi facciamo anche una cernita delle persone, devono rispettare, devono sposare, diciamo, il profilo e il progetto politico di Salvini. Quindi questa è la cosa più importante. Poi chi vuole entrare può entrare, però sicuramente non in prima fila, ma in seconda fila, perché ci sono persone che a partire da 2-3 anni fa ci hanno messo la faccia, quando altri invece si vergognavano. Quindi queste persone vanno rispettate e poi chi vuole arrivare può dare sicuramente un contributo. Noi ne siamo fieri e contenti, però non in prima linea.